insomma, l'ho trovata veramente un'esperienza forte, perché effettivamente ho capito che si può agire su se stessi anche con una certa velocità, non semplicemente, perché non è proprio così semplice. Per me essere uscita da questo loop continuo mio personale è stato tanto, perché poi sapevo che stava là il messaggio. In quel periodo della mia vita mi ha proprio supportato a capire quali erano le risorse che potevo utilizzare quando mi confrontavo con gli altri. Puoi vedere le cose da una strangolazione, in qualche modo. E questo ha avuto conseguenze anche nella vita mia personale, insomma. Mi hanno aiutato a vedere le cose in un altro modo. Poi in realtà il seminario recitava proprio, mi ha attirato, perché quello sul teatro diceva per quelle persone che sentono di avere qualcosa un po' bloccato. Io mi sentivo proprio in un loop, per cui ho detto forse potrei provare. Era un ciclo di 8 incontri per trovare il proprio personaggio, che era nata come scusa attraverso una conferenza, come vincere la paura di parlare in pubblico. Quindi tutto è nato da lì, perché io faccio un lavoro per il quale, soprattutto all'epoca, mi trovavo a parlare a decine e decine di colleghi per presentare un tipo di progetto che stavano sviluppando in quel momento, e io avevo una paura folle, intanto di affrontare più di 2 occhi e poi di stare proprio lì, cioè di sentire lo stato di presenza. Quindi ho pensato, qual è la migliore occasione per sbloccarsi e fare questa cosa? Sono state importanti, il primo che abbiamo fatto, il secondo forse sì, abbiamo fatto, mi ha proprio spostato. Era un seminario che doveva servire ad esplorare una parte di noi stessi in ombra, di cui non conosciamo, che non conosciamo, che non sappiamo utilizzare. E il metodo che ha utilizzato per questa esplorazione è stato molto sorprendente per me, per l'efficacia e per la velocità. E l'ho affrontato con molto gioco nel seminario. Inizialmente abbiamo fatto questi esercizi molto giocosi e che in realtà preparavano il percorso. E mi ha stupito molto, stupito tantissimo, perché ho ritrovato il coraggio in qualcosa che mi sembrava impossibile, proprio impossibile. Ci ho messo una croce sopra. E legato soprattutto all'uso del verbale e della comunicazione di se stessi, però col verbale. Adesso mi ricordo anche l'incontro che abbiamo fatto sul ritmo, per esempio, e su come percepire il senso di quello che stavamo vivendo, per esempio il senso di vuoto, il senso di freschezza quando si beve un bicchiere d'acqua. Il senso di calore quando si stringe una mano e si guarda negli occhi la persona che è di fronte. Un'esperienza molto bella che ricordo ancora è quella col tango. Ho dato anche. Io ho fatto delle. Non so, sono anche arrivato alle lezioni di tango, ma comunque delle prove di lezione in cui bisognava sentire l'altro. È stato impressionante perché riuscivi a capire
molte cose di più dell'altro, posizionando le mani, sentendo il petto, eccetera, eccetera, piuttosto che magari persone già conoscevo che però è rimasto tutto molto in superficie. Invece con questa modalità diventa molto, molto diretto, molto forte. Recitando una parte diversa da te stessa, tu puoi mettere in luce delle potenzialità che non pensavi di possedere, scardinando magari quello che era un tuo sistema di proporti e quindi un modo quasi di essere, per cui ti viene conosciuta e poi improvvisamente puoi anche recitare qualcosa di diverso. Ma recitando essere, non sentire che puoi sempre e comunque essere. Io ho molto paura di avvicinarmi alle persone, mi blocco, anche se so poi anche... E questo lo vediamo con la telecamera perché la tendenza mia è stare lontano. E questa, quando mi sono vista, è stato impressionante perché in un attimo mi sono rivista per tutta la vita. Questo movimento che faccio di enorme, e non è che non lo faccio più, però nel momento in cui lo faccio lo vedo, lo osservo. E questo mi fa fare in quel momento quella cosa... Faccio il passetto avanti, come l'altro giorno una persona si era appoggiata sulla spalla e la mia reazione è sempre un po' e poi ho fatto è bello, questa cosa ci può stare, quindi non è superata, però è qualcosa che noto e mi dà tanto, perché poi è una paura enorme, anche molto lontana dalla mia vera indole, che è verso l'altro e verso il contatto. Quindi per qualche motivo ho perso il contatto con me stessa e lo sto ritrovando. Ecco. È grandi cose. Qualche episodio c'è stato subito, nell'immediato, che mi ha fatto pensare che forse non era fatto bene, perché in una situazione un po' penosa che mi si era presentata, sono riuscita a affrontarla e a uscirne con una certa energia. Che ricordandomi di questo personaggio, io sono questo molto divertente da provare. Sì. È stato anche molto efficace perché ha avuto una lunga durata. È una risposta data a una persona piuttosto prepotente, quindi l'avrei in passato, avrei usato la mia solita gentilezza e mi avrei portato a un discussione, invece si è risolto molto favorevolmente con me, con una considerevole traffico. Di cose che sono cambiate nella mia vita? Mi sono separato. Non è stata la conseguenza solo del povero Carlo, insomma, però è stata una delle cose che mi ha aiutato molto a cambiare. Avere un atteggiamento diverso, insomma, più fattivo. Io mi sono spostata e quindi ho perso quel senso di inquietudine che mi faceva stare in agitazione, perché non era poi tanto un discorso nei confronti degli altri, era proprio un discorso nei confronti di me stessa. Io non capivo perché stavo in agitazione. Quindi è in questo modo che ho portato il lavoro di Carlo rispetto anche a tantissime altre esperienze che ho fatto. Cioè, questo è un lavoro vivente. Ma se ci facciamo poi potremmo vivere per sempre felici con te.